Funziona? Ok. A proposito dei saluti, innanzitutto confesso che sono un po' spiazzato, non per l'invito, perché mi fa piacere che chi passa a Milano ancora voglia di parlare con questo vecchio sindaco, quindi questo è un piacere. No, sono un po' spiazzato perché Matteo parla di Milano, e allora io di cosa parlo? E posto che i saluti, come mi fa venire l'orticaria, perché i saluti, uno viene qua e dice ciao, non è un tema di fare i saluti, quindi mi sono chiesto che alternative avevo. E pensando alle alternative, cosa potessi dire per occupare questo spazio che mi viene offerto, ho pensato che siamo in campagna elettorale e sono ovviamente quindi ripartito dalla mia ultima campagna elettorale. Capite bene che nella mia posizione non vi posso augurare di prendere il 58%, ma ho pensato, a parte le battute, al contributo che questa formazione politica, questa area politica ha dato al momento della mia campagna elettorale e dà quotidianamente nella gestione della città. E sono tornato alla lista dei riformisti. Vi ricordate com'è nata, no? C'era di tutto insieme. E poi si è deciso di tenere questo minimo comune denominatore del riformismo. Ora, vorrei brevemente parlarvi di questo, del riformismo che credo sia abbastanza evidente a tutti noi, non è di sinistra, di destra, di centro, senza ritornare a Iannacci, ma io penso anzi al contrario che dovremmo fare un esercizio contrario, dovremmo chiederci ma c'è davvero una parte politica che può affrontare il tempo che viviamo rinunciando al riformismo? Io penso di no, ma credo tutti noi pensiamo di no. Chi si vuole considerare un politico appassionato deve avere passione in questo momento per l'idea di riformare. È chiaro che sappiamo tutti che c'è un errore profondo in Italia e cioè che queste riforme non sono mai state fatte e nell'immaginare delle riforme ognuno un po' la vede a sé. È abbastanza evidente però che devono essere riforme che riguardano i tutti. E non voglio sembrare vitereodico, ma i tutti sono italiani, allora si pensa alla giustizia, alla pubblica amministrazione. In questo momento storico i tutti è il mondo e pensate a quanto dobbiamo riformare il sistema dal punto di vista ambientale. Ecco, nelle forze politiche a volte sembra risultare un po' incerta la fede nel nostro minimo comune denominatore, che è la Costituzione, perché il punto è dobbiamo cambiare e riformare la Costituzione oppure rischiamo di cadere un po' in questo discorso un po' stanco e cioè che le istituzioni debbano essere riformate e le istituzioni se devono essere riformate perché la Costituzione che non funziona o perché la politica noi che non riusciamo a fare funzionare le cose. E guardate che non è un tema ozioso, capzioso, perché se non lo faremo, automaticamente la responsabilità verrà alla fine sempre scaricata sulla politica. Il riformismo non può essere una promessa e necessita proprio della capacità di saperlo realizzare. E io volevo oggi proprio parlarvi di questo perché guardate, Milano è la città della riforma ed è la città che utilizza un verbo che a tutti noi piace molto, lavorare. Lavorare significa avere la prospettiva generale, capire dove vogliamo andare, rispettando o implementando i diritti civili e politici per poi realizzarli concretamente. Bisogna capire chi, noi, voi, questa forza politica, chi si candida a voler guidare il paese, ha la forza di fare le riforme, ha non solo il pensiero, ha la forza di fare le riforme. E questo è quello di cui noi abbiamo drammaticamente bisogno. Da questo punto di vista, credo nel riformismo del fare. Oggi siamo, lo vediamo, in un momento di grande risistemazione mondiale della produzione e della distribuzione di energia, per esempio. Vi faccio fare un piccolo esercizio, un piccolo salto indietro di 60 anni fa, perché 60 anni fa morì un grande italiano, Enrico Mattei.
E lo dico a proposito di politica energetica. Secondo me, se c'è un riformismo a cui guardare, è quel tipo di riformismo. La sua riforma fu tragicamente interrotta. Ma c'è un aspetto che va sottolineato, fosse ricordato. Mattei era un parlamentare, era un politico. Si dimise il giorno in cui nacque l'ENI. E le sue riforme, che avrebbero portato un immenso beneficio al Paese, non si implementarono perché le gerarchie democristiane erano troppo lente per il momento. Ma è quel tipo di credo fortissimo nelle ragioni della democrazia e le capacità di fare che è quello che servono a noi. Le riforme non possono essere una crema anti-age, non si tratta di sistemare un po' qui, un po' là. Il primo passo che dobbiamo fare è veramente capire dove vogliamo andare, la prospettiva su cui lavorare, la realtà delle cose del momento, perché oggi viviamo un tempo, è un tempo violento, accelerato, e non si riesce quasi a mettere una mappa sulle tante fratture che si creano. Il primo passo del riformismo è che il riformismo deve essere di tutti, e bisogna comprendere, lasciatemi dire, la natura del paesaggio, quello che sta succedendo intorno, perché ciò che sta succedendo da dopo il 2020 ci pone su un livello estremamente diverso e ci deve indurre a ragionare da riformisti, perché è il tempo, è il mondo che si riforma. Andatevi a riprendere quello che ha detto Scholz 10 giorni fa all'Università di Praga. E Scholz parla di sovranità, ma dice fondamentalmente noi, la sovranità non è il confine della patria. Lui dice io credo in una sovranità che è la sovranità delle forme energetiche, si spinge a dire credo nella sovranità dei semiconduttori, dei dati, della trasformazione ambientale. Ecco, questo tipo di, noi siamo obbligati ad andare in questa direzione. Una riforma che voi ben comprendete è quella relativa all'economia e a tutto quello che è successo a partire dal famoso whatever it takes di Draghi. Il cambiamento riguarda l'esistenza stessa del debito comune di tutti noi e viene distinto in debito buono e in debito cattivo. Il debito buono è quello che crea lavoro, che crea impresa, che crea comunità, e da qua riflettiamoci, a mio giudizio ritornare sugli ultimi momenti del governo Draghi e sugli ultimi atti, in particolare di Mario Draghi, ecco, la mia lettura è che come se Draghi avesse chiesto al Parlamento siete pronti, e evidentemente non erano pronti. E rimaniamo ancora un minuto su questo concetto, essere pronti a cosa? Perché qui arriviamo veramente al punto della contemporaneità. Come tutti noi, come tutti gli italiani, anch'io, leggo delle ambizioni del centrodestra di modificare il PNRR. Come si chiama la riforma della riforma? Si chiama controriforma. E questo è il tema. Per cui non si tratta semplicemente di conservatorismo, ma si tratta di una visione del passato. Ha ragione Matteo, non è il rischio che si ritorni al ventennio, ma che si propugni una prospettiva vecchia, un po' tossica, tra economia fossile e patriottismo contro la patria. La patria è un valore fondamentale. Io penso che la nostra patria debba essere l'Europa, ma intendiamoci bene su come ci riuniamo intorno a tutto ciò. Per cui credo che alla fine c'è proprio una domanda forte che il presente avanza con forza a tutti noi. Quando e come la politica riformerà se stessa? Non la democrazia, prima ancora la politica deve riformare se stessa. E saprà farlo? Ora questa non è una domanda che ovviamente io sono qua per consegnare a voi, ma è una domanda che io mi faccio quotidianamente. Credo che il dibattito democratico, vero, vivo, a Milano,
in una realtà di cose fatte e da fare sia essenziale per il nostro Paese. Anche per questo sono ovviamente molto curioso e attento di sentire cosa ci dirà Matteo Renzi su Milano. Grazie. Allora, grazie a tutti, buonasera, grazie al sindaco di Milano, grazie a Beppe per la presenza qui, per il suo intervento introduttivo. Un grazie naturalmente che allargo e vorrei dire espando con tutta la forza di cui sono capace a André per l'accoglienza, che è ormai un'accoglienza così consueta, che però non deve farci passare minimamente in secondo piano la generosità del suo abbraccio tutte le volte che veniamo a Milano. Il mio obiettivo è abbastanza strano, lo ha detto prima anche Beppe dicendo ma che ci azzecca Matteo con Milano? In realtà, non l'ha detto così naturalmente, sono io che cerco di dare un senso a questa campagna elettorale partendo dal prendere terribilmente sul serio il territorio nel quale ho l'onore altissimo di candidarmi. Se devo rappresentare Milano al Senato per i prossimi 5 anni, vorrei domandare a me stesso e farmi aiutare da voi, prima ancora che dalle mie riflessioni, quale sia l'anima di questa città. Sì, perché io sono un sindaco. Sono stato sindaco, ma quando uno è stato sindaco lo è per sempre. E allora io so che le città hanno un'anima. Un grandissimo sindaco di Firenze, Giorgio Lapira, diceva che le città sono organismi viventi. Quando inaugurò il quartiere satellite, si chiamava l'Isolotto, si chiama tuttora così, fece un discorso memorabile sull'urbanistica, disse non case, ma città. E spiegò perché l'anima della città dovesse essere l'oggetto dell'azione non soltanto amministrativa ma quotidiana delle persone. Oggi viviamo una campagna elettorale stranissima, una campagna elettorale il cui esito per scelte folli di una parte politica sembra già scritto. E in questo sentimento di scoramento e di rassegnazione che sento in tanti momenti, l'idea che insieme a Carlo Calenda abbiamo dato vita a un'esperienza nuova, al terzo polo, all'Italia sul serio, all'Italia del buon senso, ha riacceso la speranza di tante donne e tanti uomini e ha riacceso in qualche modo la scintilla della politica. E tuttavia fare questo esercizio senza entrare nel merito dei territori che ci si candida a rappresentare sarebbe a sua volta populismo. Ecco perché io parto dal tentativo di capire Milano, o meglio, di provare a definirla con gli occhi di un non milanese, atto supremo di, se volete, arroganza, o se preferite, atto di umiltà, contemporaneamente arrogante e umile, l'idea di provare a capire una città come questa, anche perché è una città che nel suo dinamismo sfugge. Sono sempre rimasto molto colpito dall'idea che il tramonto accada prima che noi lo vediamo, cioè quando noi lo vediamo è già accaduto, 8 minuti prima, persino le emozioni, persino il romanticismo va in differita, pensate un po'. La stessa cosa vale per una città come Milano, se tu provi a coglierla è già sfuggita, è già da un'altra parte, perché? Perché è una città dinamica, perché nel tempo dell'immobilismo Milano insegna all'Italia come bisogna muoverci, come bisogna correre, come bisogna essere all'avanguardia, e contemporaneamente Milano ti si definisce in modo, ho provato a fare uno sforzo diverso, per esempio ho provato a sintetizzare, ho detto è una città che produce a Milano, caspita se produce, però non è una città che produce, non può essere definita soltanto come una città che produce, è una città che innova, e mamma mia se non innova Milano chi innova in Italia? Pure non può essere definita soltanto come una città che innova. Allora è una città che accoglie, per le motivazioni che sto per dirvi, è una città che io sento come città accogliente. Ma a me non basta dire che è una città accogliente. Per sintetizzare questo mio tentativo di discorso su Milano, ho scelto la frase Milano è una città che educa. Dal latino ex ducere, trarre fuori.
Milano ti trae fuori innanzitutto dalle sicurezze, dalle certezze. Ce l'ho qua. È una città che ti toglie e trae fuori dalle certezze che ciascuno di noi ha. Ti porta via dalle singole convinzioni e ti educa a guardare in alto. A guardare in alto innanzitutto sulla vocazione profonda del nostro territorio. Parto da un'esperienza personale e poi proverò a raccontare dove Milano educa. Educa nella politica, educa nella giustizia, educa nel dialogo, anche religioso, educa nel lavoro e nel fare, educa nella cultura. Ma prima di arrivare ai singoli punti del mio tentativo di riflessione con voi, vorrei raccontarvi perché mi sento accolto a Milano. Io vengo da una famiglia in cui il nonno materno era romagnolo. Nei misteri della vita, mio nonno se n'è andato 50 anni fa e mia nonna è ancora lì, viva alla grande, a 102 anni. E evidentemente l'aria milanese le ha fatto bene. Nonno romagnolo, nonna campana, incontrati in Puglia, dove vanno a vivere nell'immediato dopoguerra a Milano. E quali sono i racconti che ci fanno? Innanzitutto uno dei racconti che da sempre noi abbiamo sentito in famiglia è la cresima, perché c'era un vescovo importante, un cardinale importante, non era milanese, era bresciano, era colui il quale poi diventerà papa, e papa con la capacità di scrivere una pagina importante della storia, Paolo VI, papa Montini. È la città dunque che porta i forestieri, così si chiamano quelli che vengono da fuori, e li accoglie, dando loro una chance, una possibilità. Guardate che non è da tutti. Io quando ho fatto il sindaco a Firenze, la prima cosa che mi dicevano è: Nanni, tu sei di Contado. Perché? Perché non ero di Firenze città, non ero della stretta cerchia della città, venivo da un comune della provincia. Nanni, tu sei del Contado, era l'aspetto positivo, poi c'era quello meno negativo, e ti hanno ripreso con la piena, tu sei riportato con la piena. L'anno infatti aveva diciamo una certa potenza di fuoco quando cresceva e riportava dal Valdarno tante cose, tra cui anche i sindaci, come nel mio caso. E invece se provate a fare un discorso sull'accoglienza a Venezia, faticate un po' di più. Oh ragazzi, io penso che Firenze sia più bella di Milano, voglio essere chiaro, non è che vengo qui a fare una captazio, e dubitate di quelli che vi vengono a fare captazio benevolenze eccessive, ma non vi è ombra di dubbio che Venezia, altra città bellissima, non ha la stessa capacità di accogliere. Ho pensato, come mai accoglie all'ombra della Madonnina tutta questa capacità di sentirsi parte di una storia collettiva? Poi ho scoperto che O mia bella Madonnina ha scritta una persona che era nata a Milano, Giovanni Danzi, ma che era proveniente da una famiglia pugliese, o meglio, suo papà era pugliese, apprezzate che ho detto suo papà e non suo babbo. Le canzoni a Milano sono un primo riferimento per tutti. Dici, ma come, Matteo, non parli di politica? Ci arrivo. Le canzoni sono un riferimento per tutti. Vabbè, Celentano e il ragazzo della via Gluck e Vecchioni, Luci a San Siro, fanno parte, per chi come me ormai viaggia verso i 50, di un imperativo morale che tutti dobbiamo imparare, ma anche Lucio Dalla. Milano è una città che se domanda qualcosa in tedesco e risponde in siciliano. Ora vado a memoria, la citazione potrebbe non essere perfetta. Ma l'altro giorno, curiosando sui profili Instagram di due under 20, due dei miei figli, tranquilli, non è che vado a bracare i profili Instagram altrui, ho trovato una frase per una vicenda della nostra famiglia di un cantante di oggi, Fulminacci, che dice: Milano ha la stessa nostra luna e lo sai che la sto guardando. È come se Milano avesse un bisogno straordinario di attrarre e di essere da calamita per tutti coloro i quali provano a cantare, suonare, fare musica. Poi arriveremo alla parte dello spettacolo. È comprensibile per tanti aspetti. Ma dovendo raccontare Milano vista da uno sguardo laterale, vorrei partire dal primo momento in cui arrivo qui. E ora, se volessi fare il fighetto, dovrei dire: sono messo qua a studiare, a approfondire, a conoscere. Ho i primi giorni in cui sono stato a lungo qua, ero per un master, un PhD. Sono venuto qua per la prima volta per qualcosa più di una notte, per la ruota della fortuna, non per altro. E quindi non capisco però perché parta l'applauso sulla ruota della fortuna, ma se dovessi dirvi che il primo milanese che io ho incontrato in modo significativo, Mike Buongiorno, voi mi prendereste come matti. E guardate che non c'è storia più bella di quella di Mike Buongiorno. Perché è vero,
avuto modo di parlare con Umberto Eco proprio durante l'Expo, ti ricordi Beppe, facemmo un incontro con Hollande e con Umberto Eco e siamo tornati su tutta la fenomenologia di Mike Bloomberg, tutta la discussione sulla comunicazione, sul potere della TV, su come la TV milanese, la TV di Silvio Berlusconi, non solo ha impattato sugli anni 80 e non solo, ma Mike Buongiorno a prima vista sembrava semplicemente una delle grandi figure della comunicazione italiana. Mike Buongiorno, lo scopri all'improvviso e ti sembra impossibile, si fa 7 mesi a San Vittore dopo aver rischiato di finire al muro perché faceva la staffetta per i partigiani. Allora tu capisci che questa città ha una sorpresa dietro l'angolo. E quando tu dici non può essere vero, trovi Indro Montanelli che non soltanto testimonia per Mike Buongiorno, ma che spiega come una volta, dovendo dare un messaggio alla moglie, lui era in infermeria, la moglie era nel reparto femminile, Mike Buongiorno poteva passare da una parte all'altro, gli infila un bigliettino in bocca a Mike Buongiorno per dire vai a portarlo per favore a mia moglie. Perché parto di qui? Per dire che a Milano niente scopre. Persino le cose che sembrano più banali, la ruota della fortuna, la televisione, trovi il modo di conoscere come questa città abbia un potere. Lo dico con le parole di un fiorentino che a Milano ha trovato la salvezza, un potere salvifico, sì, perché nel rapporto tra noi e voi c'è sempre stato una grande complicità e grandi problemi, insomma, da Lorenzo il Magnifico, che qua aveva una relazione speciale con questa città, fino allo stesso Indro Montanelli, che non era proprio un fiorentino, ma si definiva un toscanaccio, che stava dalla parte di Fucecchio, a differenza dei toscanucci, e diceva che come i non milanesi amano Milano, gli altri non potranno mai capirlo. Come al solito, Montanelli aveva questa capacità di essere fonte di provocazione. Ma la persona a cui facevo riferimento si chiama Nedo Fiano. Sapete che Nedo Fiano è stato per noi un punto di riferimento assoluto, perché io da presidente della provincia gli chiesi per piacere porta i ragazzi ad Auschwitz. Lui in realtà mi cercò per caso, lo sa Lele, lo sanno i fratelli di Lele, mi cercò per caso perché voleva andare a rivedere la casa dove aveva vissuto con la sua famiglia e dove i fiorentini lo avevano venduto ai fascisti e poi ai nazisti. Lui raccontava i suoi sospetti su un determinato commerciante della zona dove abitava. Non quindi una retata collettiva, venduti lui, la sua famiglia, il suo nipotino di 18 mesi di cui parlava tante volte, suo fratello, sua cognata e soprattutto la sua mamma con quegli occhi di cui ci parlava quando andavamo ad Auschwitz. Ebbene, da presidente della provincia convinsi, un po' forzandolo, un po' no, Nedo, ad accompagnarci ad Auschwitz, perché facevamo un viaggio con un aereo e andavamo per 3 giorni ad Auschwitz. Arrivavamo a Cracovia, stavamo la sera, lui raccontava quello che era successo, con le sue urla in tedesco quando qualcuno perdeva attenzione, che erano le urla dei capo, degli SS nei campi. Poi andavamo ad Auschwitz e per i ragazzi era un'esperienza che ancora oggi segna, ancora mentre lo dico ho i brividi pensando alla grandezza di Nedo in quel momento. E poi Nedo come si trasformava alla fine, perché? Perché si trasformava e diventava l'uomo che dopo aver rivissuto e risofferto quei gesti, perché non si può capire che cosa ha significato quella vicenda, la Shoah, soprattutto per il dolore dei sopravvissuti, alla fine si apriva l'ultima sera portando i ragazzi ad essere ottimisti sul futuro. E a me capitava di parlare con lui dicendo ma perché dal 45 quando sei tornato poi hai scelto nel 56 di andare a Milano? Si parlava anche dello scudetto della Fiorentina, caso abbastanza raro perché poi in Nedo c'era la capacità di raccontare cose enormi e contemporaneamente saper sbloccare una risata. E mi diceva, a me Milano ha restituito la vita. Anche questa è la bellezza di una città, quella di regalare delle emozioni e dei momenti che non si possono spiegare e anche avere un potere salvifico. Ho fatto tutta questa lunga premessa, anche personale, per arrivare al primo momento vero di incontro con questa città che io ho avuto e poi passare alla questione più politica. Il primo incontro vero è stato ovviamente quello dell'Expo. L'albero della vita, che Beppe conosce meglio di chiunque altro, è il simbolo di quell'evento. Ora vorrei intanto darvi un segnale di speranza rispetto alle Olimpiadi, lo dico al sindaco, all'assessore,
Beppe Grillo ha appena fatto una dichiarazione contro le Olimpiadi a Milano, e considerando quanto Beppe Grillo non prenda assolutamente, non capisca assolutamente nulla, se non volete ricordare, pensate semplicemente a quel momento in cui dice: ma chi andrà mai a Rho? Chi potrà mai partecipare all'Expo? Ecco, Beppe Grillo è una garanzia sul successo delle Olimpiadi, anche se accanto a questo passaggio dobbiamo chiedere al governo uscente e a quello entrante una particolare attenzione sulle Olimpiadi. Considero le Olimpiadi a Milano la più grande sconfitta per l'Italia. Pausa. Ci vorrebbe un... grazie. Ci vorrebbe anche un... ma è rimbambito, questo non lo dite, lo dico io. La più grande sconfitta dell'Italia perché Roma ha rinunciato a fare il suo ruolo di capitale per colpa della stupidità, della incompetenza, della cialtronaggine del Movimento 5 Stelle, i cui effetti si pagheranno per le prossime generazioni. Voi direte: ma a Milano intanto ce le siamo presi quelle del 26. Sì, sono contento per voi, ma quello che è accaduto nel 2024, quando si è scelto di non fare le Olimpiadi a Roma, è una ferita per il Paese. Torno all'Expo. Beppe ricorda, come ricordano tanti amici che allora erano lì, come quella vicenda sembrasse una vicenda maledetta. Perché? Perché era un sentimento di rassegnazione, quasi di scoramento. Io ho imparato, e Milano mi ha educato, città che educa, che non si molla mai davvero. Perché aver tenuto la barra dritta quando Erdogan mi chiamò per dirmi: potremmo farle a Smirne, dai, avete tutte queste vicende giudiziarie, voi, effettivamente il nostro sistema è un po' diverso rispetto al suo, ma quando lui mi chiamò per dirmi questo, noi avevamo una situazione in cui da un momento all'altro ci aspettavamo che venisse giù tutto. Eppure, anche modificando delle leggi, ricorderete il decreto legge che sostanzialmente assegnò all'Autorità Nazionale Anticorruzione, presieduta da Raffaele Cantone, dei poteri straordinari, insieme a quelli dati al commissario straordinario, che era proprio Beppe, permise a questa città di vincere la scommessa, anche stupendo sui tempi. Quando il 14 agosto del 14, sotto un diluvio universale, perché il giorno prima di Ferragosto del 2014 improvvisamente a Milano si scatenò un diluvio ed eravamo insieme a vedere il sito dell'evento, sembrava impossibile che Milano potesse farcela. Milano ce l'ha fatta, e facendo così dimostra uno che la maledizione del non fare si può vincere. Ha dimostrato che gli eventi cambiano il carattere di una città. È ripartita da quell'evento e ha resti come se l'Expo avesse ricordato ai milanesi e a Milano che cosa Milano poteva fare. E forse il momento più bello non è stata l'inaugurazione, ma è stato il discorso davanti a tante delegazioni straniere o il concerto alla Scala. Il momento più bello è stato quando i Black Bloc, o presunti tali o aspiranti tali, hanno creato quella situazione di pasticcio iniziale e un'intera comunità, la vostra comunità, si è messa insieme e ha ripulito Milano, dimostrando che i teppistelli perdevano e la città vinceva. Parto dall'Expo perché con l'Expo Milano ha educato a crederci, certo, ma anche a scegliere di affrontare degli argomenti di cui si è parlato troppo male dopo. Primo esempio, la salute, il tema della sostenibilità, la salute, il cibo. Avevamo azzeccato l'argomento, anzi avevano azzeccato l'argomento coloro i quali avevano scelto, a cominciare dall'amministrazione comunale, allora presieduta da Letizia Moratti, dai governi Berlusconi e Prodi che avevano seguito quel progetto, di scegliere su un tema su cui l'Italia ha una forza straordinaria. Forse con il post-Expo negli ultimi anni il governo poteva fare anche un po' di più di quello che comunque ha fatto. Io credo che il progetto iniziale, al quale aveva lavorato un giovane manager di un istituto lì, si chiama Roberto Cingolani, quel manager che aveva lanciato il progetto e che adesso fa il ministro, quel progetto era ancora più ambizioso di come è stato realizzato, ma è comunque un progetto che è partito ed è un progetto che oggi può essere il punto di riferimento mondiale per attrarre le principali menti di tutto il mondo, per andare a discutere sulla sostenibilità, sul cibo, sull'innovazione, su come la tecnologia potrà renderci pronti, tocco ferro, alla prossima pandemia. Ancora, sì,
perché la capacità alla quale Milano ci educa è quella di vedere prima degli altri certe cose, e noi dobbiamo essere capaci di affrontare le prossime emergenze non con il fiatone dei banchi a rotelle, delle primule e di quelle robacce là con le quali il governo Conte ha cercato di nascondere il proprio fallimento. Milano educa al fare, lo diceva prima il sindaco, sono i giorni del reddito di cittadinanza. Ora, noi abbiamo un partito, il Partito del Lavoro, il Partito Democratico, che ha fatto negli anni passati una riforma che ha portato 1.273.000 posti di lavoro in più dal momento in cui è iniziato il Jobs Act al momento in cui il governo Gentiloni ha passato la campanella al presidente Giuseppe Conte. Dunque, non dopo una pandemia, perché è più facile recuperare posti di lavoro dopo una pandemia, ma durante un momento di normalità, si fa per dire, per quanto possa essere normale un ciclo congiunturale come quello del 2014-2018, l'Italia ha fatto la rivoluzione nel mondo del mercato del lavoro. E questa rivoluzione, che può piacere o meno, sto per dire che non basta, e sto per provare a dire perché Milano ci educa a guardare oltre, ma quella rivoluzione lì ha portato, segnatevi il numero, 1.273.000 posti di lavoro in più. Ah, ma non tutti a tempo indeterminato. No, solo 570.000 a tempo indeterminato, poco meno della metà. Ma cosa significa tutto questo? Significa che c'è stata una stagione in cui il milione di posti di lavoro Berlusconi lo ha coniato come slogan e noi l'abbiamo realizzato. Come al solito lui le spara e noi le realizziamo. Il punto fondamentale è che a fronte di questo il Partito Democratico oggi sceglie di fare un indietro tutta, che è clamoroso. Guardate che è una cosa straordinaria, perché tu hai una riforma che ha funzionato, invece che dire cambiamo, miglioriamola, dice abbiamo sbagliato a fare il Jobs Act. Voi mettetevi nei panni di un toscano che ha vissuto a Milano, insegna a Milano e che ora si candida a Prato, che si chiama Tommaso Nannicini, che è un nostro amico che è candidato col PD a Prato. Boni. Tommaso Nannicini, candidato col PD a Prato, uno dei padri del Jobs Act, è in campagna elettorale a Prato e si sente dire dal suo segretario nazionale: oh, la riforma peggiore va archiviata, il Jobs Act. Deve essere una botta di vita. E che cosa dice il segretario del suo partito? Noi difenderemo il reddito di cittadinanza. Allora, l'altro giorno la Lisa mi ha mandato un messaggino, mi ha fatto: Matteo, te lo ricordi che è successo in Parlamento? Perché io non me lo ricordavo effettivamente. Quando in questa legislatura io non ero più segretario, il Movimento 5 Stelle e Salvini, perché poi c'è fantastico, qui a Milano si aggira il fratello di uno che a Roma, fratello gemello mozzicota, che si chiama Matteo Salvini anche lui, che a Roma ha votato il reddito di cittadinanza e che a Milano dice lo aboliremo. Salvini è uno zelig di straordinaria intensità, ma mi raccontava la Lisa che quando ci siamo messi a votare in Parlamento sul reddito di cittadinanza, amici cari, lo sapete o non lo sapete che il PD non solo ha votato contro, ma ha fatto ostruzionismo? Allora, ricapitolando, almeno si fa, poi si torna sulla città del fare. C'è una legge, si chiama Jobs Act, noi l'abbiamo votata, ha portato 1.273.000 posti di lavoro. Perdiamo le elezioni, arrivano loro, cosa fanno? Un'altra legge, si chiama reddito di cittadinanza. Cosa comporta? Truffe, problemi. Poi dice ma qualcosa di buono ha fatto, per forza la parte del REI era buona, hanno preso la parte del REI e quindi una parte del reddito di cittadinanza, il reddito di inclusione era sicuramente una parte positiva, ma sul resto questa riforma del reddito di cittadinanza ha visto il PD fare l'opposizione e l'ostruzionismo. Improvvisamente l'altra mattina il segretario del PD dice io, Di Maio e Fratoianni archiviamo Tony Blair, che già detta così fa ridere di suo, no? Voi immaginate Letta che manda un sms a Fratoianni e Di Maio: oh, oggi si archivia Tony Blair. Immagino Di Maio: Tony chi? No, dico tu, famoso Tony chi? Però, ma lasciamo stare questo passaggio che è secondario. Dopo che hanno archiviato Tony Blair, hanno anche archiviato la loro stessa stagione riformista. Perché Milano ti educa ad essere riformista, poi però arrivano dei momenti in cui improvvisamente qualcuno decide che pur di perdere le elezioni bisogna inventarsele tutte. Tra l'altro oggi Letta ha detto bisogna evitare che
la destra prenda il 70%, ecco io ho un'idea. Enrico, smetti di far campagna a te, perché stai facendo la campagna a tempo pieno per la Meloni. Per piacere, datti una regolata, perché almeno la destra la combattiamo noi, perché se continui così, dopo aver chiesto le tasse. Vabbè, torniamo a Milano, la città del fare. Mi colpiscono le storie quasi coeve di due personaggi cresciuti in degli orfanotrofi. Uno è all'Istituto degli Innocenti a Firenze, si chiama Franco Zeffirelli. Uno è Martiniti di Milano, si chiama Leonardo Del Vecchio. Entrambi ottengono un risultato straordinario. Franco diventa uno dei punti di riferimento incredibili della cultura, bello. Leonardo Del Vecchio crea un impero, partendo da cosa? Da una lettera di sua mamma, commoventissima, uscita in un libro recente, in cui lei si affida ai gestori dell'istituto per dire che possono farsi carico di questo ragazzo perché ha paura che prenda brutte compagnie. La Milano di Leonardo Del Vecchio, che accoglie, difende, protegge e dà una chance, è anche la Milano delle famiglie storiche, è anche la Milano delle luci e delle ombre della città del fare, la Milano in cui nel 1992 si tira un colpo di rivoltella e si uccide uno di quelli che avrebbe, a mio giudizio, cambiato per sempre l'economia di questo paese, Raul Gardini. Perché dobbiamo avere la forza e il coraggio di dire che se quell'esperienza non fosse stata tragicamente interrotta, e naturalmente di fronte a un suicidio, in quelle circostanze nessuno si permette di azzardare alcun tipo di giudizio, ma semplicemente una constatazione. Se Gardini avesse continuato nel suo progetto, noi avremmo avuto oggi la Silicon Valley della sostenibilità proprio tra Lombardia e Emilia-Romagna. È una città nella quale vengono da tutto il mondo, una delle leggi di cui sono più fiero e di cui non si parla quasi mai, il sindaco ce ne ha dato atto in un recente convegno fatto proprio sul fisco a Milano, è una legge che abbiamo fatto la notte della Brexit. Quando siamo andati la sera a letto della Brexit, io ricordo ero Palazzo Chigi, era il giugno del 2016, non un grandissimo anno per fare i referendum il 2016, ma questa è un'altra storia. Ne abbiamo fatti tre, io ho perso il mio, anzi il nostro, Cameron ha perso il suo, e la cosa più straordinaria, io la cito sempre, è questo Santos, il colombiano, che ha perso il referendum più importante di tutti, perché è quello sull'accordo di pace tra lo Stato colombiano e le forze armate, le FARC, vi ricordate? E la cosa meravigliosa di Santos è che dopo aver perso il referendum, io gli ho detto, ma scusa, ma te come hai fatto? Ah, me ne sono fregato e ho continuato ad andare avanti e ha vinto il Nobel per la pace. Quindi tutte le volte che Santos vede me e Cameron ci prende in giro alla grande dicendo voi non avete capito niente di come funziona il referendum, bisogna farli e poi non ascoltarne il risultato. È una visione della democrazia che non mi sento di consigliare a nessuno, però vengo al punto. La notte del referendum noi si va a letto, io mando un messaggino alla Merkel e la Merkel dice no, tranquillo, tanto David ci ha garantito che vince. Mando un messaggio a Hollande e dico ma te come la vedi? No, andiamo a vincere, ma vediamo, però insomma. Cameron è tranquillissimo, dai suoi ambienti, perché con lui non parlai quella sera. La mattina alle 4 di notte, alle 4 di mattina mi sveglio, sai quando ti avvicini al letto, accendo la televisione e vedo la vittoria del Leave. Spero che ci sia un errore nella mia capacità nota, molto approfondita, di comprehension dell'inglese, invece purtroppo ho capito bene. A quel punto, la mattina alle 8, chiamo tutta una serie di persone, facciamo la prima bozza di legge, che è quella per attrarre dei capitali, per prendere i soldi dai potenziali fuggiaschi del Regno Unito. È una scelta che funziona alla grande. Oggi Milano è piena di persone, soprattutto Milano, anche altre città, ma soprattutto Milano, che attraverso questa tassazione agevolata per un decennio riescono a investire in questo territorio e a portare ricchezza. Lo dico perché? Perché essere riformisti ed essere capaci di imparare dalla città del fare significa che non si può pensare di tassare, perché almeno è giusto. Perché se tu tassi i jet privati in Italia, non è che i jet privati muoiono o si suicidano o si vanno a finire tutti nell'oceano, vanno da altre parti. E quindi l'idea che si possa abbattere la ricchezza e abolire la ricchezza con misure insulse e senza senso non ha alcuna cittadinanza. Milano dimostra come la legge dei 100.000 euro ha portato tantissimi capitali, perché per venire qui poi investono,
e investendo creano posti di lavoro, creano ricchezza. Capisco che dopo aver abolito la povertà qualcuno voglia abolire la ricchezza, ma credo che la soluzione migliore sia quella di costruire una diversa fiscalità. E su questo Milano è un esempio. È un esempio nel fare. Raccontava il sindaco parlando di Enrico Mattei. Una delle cose che io ho imparato da questa città è che quando di fronte a problemi geopolitici enormi legati all'energia c'era una buona notizia, non arrivava dall'Egitto o dal Mozambico o dall'Angola, cioè da luoghi nei quali l'ENI aveva degli importantissimi investimenti e faceva delle straordinarie scoperte, ma arrivava da San Donato Milanese, dove un team straordinario di ingegneri, esperti, specialisti andavano a capire prima di tutti gli altri come nelle scoperte di nuove giacimenti ENI fosse e sia, e io spero sarà, sempre all'avanguardia. Se dunque c'è una qualità speciale di ENI e di altre aziende è per la qualità del vostro insegnamento, delle vostre università. Quando arrivo in America incontro un giovane che si occupa di design, che nasce a Varese, non a Milano, ma che è uno dei punti di riferimento di una delle principali aziende al mondo sul design, si chiama Mauro Porcini, lui mi spiega con orgoglio che lui è uno che è cresciuto al Politecnico. Perché? Guardate che questo è un passaggio molto importante. La qualità delle università porta a formare dei cervelli, a sfornare dei cervelli di indubbio talento. Questa storia di Mauro Porcini è una storia che andrebbe insegnata nei licei e raccontata. Cosa succede? La nuova CEO di Pepsi, Pepsi è un'azienda mondiale che adesso fattura un centinaio di miliardi di euro, fa un giro tra i CEO, tra gli amministratori delegati delle aziende americane. Dice, sono la nuova, lei viene dall'India, una storia molto bella, e va da Steve Jobs. E Steve Jobs le dice, guarda tu, dal 2006-2007, devi prendere un capo mondiale del design. Lei pensa che sia il design, come si fa la bottiglietta o come si fa la lattina, anche se Pepsi ha soltanto una parte legata alla cola, la stragrande maggioranza è su altri prodotti. Fatto sta che non c'è bisogno di uno che vada semplicemente a disegnare, il design è molto di più, a ripensare il prodotto. E chi va a trovare? Un ragazzo cresciuto al Politecnico, un ragazzo nato nel 1975. È questa la grandezza di Milano. Sul design. Non è soltanto il salone del mobile o il fuorisalone che oggi è quasi più importante del salone. È quello che diventa incredibilmente foriero di bellezza, talento e qualità nel rapporto tra la città e le sue università. Le 11 università milanesi, ma soprattutto le università che portano ad avere persone di straordinaria forza e che vanno in tutti i settori. Quando sono diventato presidente della provincia, un milanese, Beppe Modenese, mi ha spiegato il valore della moda per la mia città. Mi ha detto, guarda che se tu non sei capace di investire nella moda, non sei credibile come amministratore fiorentino. Ora, io allora viaggiavo con degli abiti marroni che fecero dire a Berlusconi di me, ma come fa uno come lei che viene dal marketing a vestirci così come i comunisti? Quindi non avevo propriamente primo incontro con Berlusconi a Palazzo Medici Riccardi, il mio velluto marrone lo lasciò abbastanza perplesso. Ma devo dire che quindi non ero propriamente un esperto di moda, non lo sono neanche adesso, ma so che la moda oggi non è un giocattolino per addetti ai lavori, è un pezzo dell'identità, non soltanto di questa città ma di questo paese. Ora, se Milano è la città del fare che educa al fare, dobbiamo però avere anche la forza nei prossimi anni in Parlamento, se saremo insieme, era una frase di rito che serviva per dire bisogna fare poi la campagna elettorale, chiedere i voti e bla bla bla, ma credo che dobbiamo lavorare su un modello diverso di lavoro. Insieme ai miei amici e collaboratori ci siamo messi a guardare, ringrazio Franco per questo, un dato, il dato delle dichiarazioni dei redditi. Dice che bella vita che fate, no? Dal 2014 al 2019 Milano ha aumentato la dichiarazione dei redditi media del più 11,4%. Per intendersi, Torino ha fatto il 5%, Firenze il 4%, Napoli l'1,9%, Palermo lo 0,001% in più. E questo è un grande problema,
vuol dire che le diseguaglianze continuano a crescere, vuol dire anche che il costo della vita qui ha un valore più alto e che prima o poi sul tema anche della differenziazione degli stipendi dovremo iniziare a ragionare. Ma il punto centrale è che Milano continua a correre, gli altri non sempre. E se aumentano le diseguaglianze tra Milano e Palermo, vi immaginate che tipo di diseguaglianze aumentano, come aumenta la forbice tra l'amministratore delegato e l'ultimo lavoratore? Ecco che forse dovremo iniziare a ragionare di come creare un nuovo modello di lavoro. Ora, abbiamo una campagna elettorale in cui qualcuno vuole abolire il lavoro e mettere soltanto il reddito di cittadinanza, perché di fatto di questo si tratta concettualmente. Ma noi dobbiamo fare lo sforzo nel difendere il mondo del lavoro, di trovare un criterio nuovo di lavoro. Ad esempio, la partecipazione agli utili da parte dei lavoratori. Ci vogliono 4 miliardi. Ci vogliono 4 miliardi di anni, 4 miliardi di anni, perché un lavoratore di Amazon arrivi alla stessa ricchezza di Jeff Bezos. Diciamo che tendenzialmente muore prima, a occhio. Ma non è questo il punto. Il punto è che se noi diamo a chi lavora in Amazon l'idea che una parte di quella ricchezza che Amazon o chi per essa produce va detassato nelle buste paga del lavoratore, forse quel sentimento di leggero giramento di scatole che prende al magazziniere Amazon, che vede il suo capo per mezz'ora prendere un razzo, andare sullo spazio, evidentemente prendere un caffè liofilizzato e tornare giù in 32 minuti, lui in 32 minuti se fa una sosta bagno in più rispetto a quelle consentite rischia il posto di lavoro. Allora il tema di come noi cambiamo il modello del lavoro è fondamentale. Noi non abbiamo portato i segretari generali dei sindacati in Parlamento come hanno fatto altri. Portiamo però la voce, o vogliamo farlo, di chi immagina di sognare un nuovo modello di lavoro, ad esempio. È giusto o no che i lavoratori stiano nel CDA delle aziende? In Germania è così, in Italia soltanto nella RAI. Io penso che potrebbe essere un buon passaggio innovativo per provare a declinare in modo diverso il concetto di lavoro, e forse è arrivato il momento anche di discutere nella città del socialismo, nella città del lavoro, nella città delle lotte operaie, di come noi cambiamo persino l'orario di lavoro. Una cosa sulla quale pensavo che non si potesse arrivare almeno a stretto giro. Invece questo tema esiste. In più, prima o poi, inizierà la discussione su come la sostenibilità delle imprese trova nuove forme di espressione, ad esempio con quelle che con un nostro collega Mauro Del Barba abbiamo rilanciato in Italia, che sono le società benefit. Cosa vuol dire? L'idea che il capitalismo vada corretto è un dato di fatto. Quelli vogliono cancellare il capitalismo anche perché sono probabilmente nostalgici di un'era diversa. Forza di inseguire le influenze russe sulla destra, ci siamo persi le influenze sovietiche sulla sinistra. Ma al di là di questo c'è un dato di fatto che Milano può guidare nella discussione, vale a dire come cambia il mondo. Perché lo fa Milano? Fa Milano perché questa è la città dove accanto al fare e al lavoro, chi conosce quel mondo sa, c'è la capitale del terzo settore, c'è la capitale del volontariato, c'è la capitale dell'associazionismo. Non sono due concetti in contraddizione, la capitale dell'economia e anche la capitale del terzo settore, dell'associazionismo. E lasciatemi dire che è il luogo nel quale sono nate alcune esperienze straordinariamente belle, ne cito due, ne potrei citare centinaia, ma due che io ho toccato con mano. Emergency. Emergency ha appena acquistato una nave per andare a salvare i migranti in mare. Io lo ritengo un gesto molto bello. Lo dico con gratitudine verso tutti i volontari che cercano di salvare vite in mare. Noi siamo quelli che quando durante il governo abbiamo dovuto assistere a dei naufragi, siamo andati a raccogliere anche i cadaveri nei mari, non soltanto le persone vive. L'abbiamo fatto trovando cucita nella camicia di un bambino di 12 anni la sua pagella, che era il segno evidente che quel bambino pensava di arrivare in Europa e di portare con sé i sogni nel merito, nella qualità, nell'educazione. Aveva la pagella cucita dentro la maglietta, una cosa che continua a commuovermi. E lo dico perché oggi in Italia c'è una nuova sinistra. È la sinistra che si definisce tale del Movimento 5 Stelle. Ieri ha avuto un grande endorsement, quello di Donald Trump, perché questa sinistra giustamente non può che avere l'endorsement naturale di Donald Trump, avendo firmato i decreti Salvini.
Dall'altro lato il banco alimentare, questo tema del cibo, che è un tema fondamentale che io voglio omaggiare qua, non solo per la nostra battaglia contro lo spreco alimentare, fatto da anche qui la nostra collega Maria Chiara Gadda, ma soprattutto perché il tema di come gestire e imparare a educarsi reciprocamente dalle esperienze di volontariato è per me importante almeno quanto la parte della città, del fare e del lavorare. Milano educa alla cultura. Dirlo al Teatro Parenti per me ha un valore doppio. Questo spazio è uno spazio per me davvero eccezionale, non solo perché Andrea ci ospita, ma credo, Beppe, che tu sia un uomo fortunato ad avere i 54 teatri che hai e ad avere il Teatro Parenti come occasione di crescita comunitaria e collettiva. Vorrei farvi riflettere, parto a far riflettere me stesso, da un pezzo milanesissimo, che cos'è la cultura. È il capitolo 22 dei Promessi Sposi, quindi Manzoni, e parla del cardinale Borromeo e la sua biblioteca. Io lo trovo un pezzo di una bellezza incredibile. Sarà che da sindaco una delle cose di cui andavo più fiero è aver raddoppiato i metri quadri delle biblioteche, a cominciare da quelle pubbliche. Ma il milanese Manzoni che ci offre il racconto di come il cardinale Federico Borromeo investe in libri, sceglie le persone maggiormente talentuose per andare a prendere i libri e soprattutto resiste al coro di chi dice mancava solo questa o che bisogno c'era. Il Manzoni dedica delle parole strepitose al benaltrismo che vuole ridurre la cultura a qualcosa in più. Meno prosaicamente di Alessandro Manzoni, un importante candidato di Fratelli d'Italia, il cui cognome ricorda pericolosamente quello di un ex ministro che stava per portare al fallimento questo paese, ma evidentemente non può essere lui, si chiama Tremonti, diceva che con la cultura non si mangia. Io penso che la cultura sia l'anima di un popolo, sia l'anima di una comunità, sia l'anima anche di Milano. E allora avere la forza di dire che non è benaltrismo investire in cultura, ma la cultura è centrale, come lo spiega il Manzoni raccontando la biblioteca di Federico Borromeo, è un passaggio che ci rende orgogliosi di alcune scelte che noi abbiamo fatto e che a Milano hanno trovato più forza di altrove. Per esempio, Milano è la città d'Italia, secondo le statistiche, dove si legge di più. Io ritengo che la 18 app sia stata una delle cose più belle che noi abbiamo fatto e sono orgoglioso che Macron ce l'abbia copiata e sono orgoglioso che il direttore della mostra di Francoforte vada dal nostro ambasciatore in Germania, Armando Varricchio, a dirgli guarda che questa riforma sarebbe la riforma che dovremmo portare tutti insieme in Europa. Perché? Perché io penso che la cultura sia lo strumento attraverso il quale rispondere alle sfide culturali del nostro tempo. Anche qui, Milano ce lo insegna. In un altro teatro altrettanto prestigioso, il Piccolo, l'amministrazione di Milano decide di trasformare un luogo di tortura, luogo nel quale i nazifascisti si lasciano andare alle peggiori torture, in un teatro, luogo educativo e culturale. Allo stesso modo noi dopo il Bataclan diciamo, noi abbiamo bisogno di dire che sì, investiamo in polizia, sicurezza, luci, armamenti, ma investiamo anche e soprattutto in tutto ciò che porta i ragazzi delle periferie a credere il fatto che siamo comunità. Viviamo un tempo in cui la cultura vuole essere cancellata. Ci sono due atteggiamenti diversi. Uno è quello che ridicolizza la cultura nel nome del benaltrismo, come le pie parrocchiane del cardinal Borromeo, ma ci mancava altro che questa. Una è quella che vuole totalmente cancellare la cultura. È un fenomeno culturale strisciante. Si chiama cancel culture, ma guardate che l'hanno inventato i talebani, non le università americane. Sono i talebani che prendono e buttano giù le statue del Buddha perché ritengono che queste siano contro la loro visione religiosa, etica e politica. Distruggono la cultura, esattamente come i nazisti bruciavano i libri. Oggi in alcune università americane lo stesso fenomeno di estremismo e di intolleranza provoca un atteggiamento in cui alcune cose non si possono più vedere. Talvolta è accaduto anche qui quando qualcuno voleva cancellare Dostoevskij, non rendendosi conto che cancellare Dostoevskij è impossibile. L'unica cosa che dovremmo cancellare è le piccole meschine figure di presunti burocrati dell'amministrazione che immaginano di accontentare l'opinione pubblica dicendo siccome c'è la guerra in Ucraina io cancello Dostoevskij. Proprio perché c'è la guerra in Ucraina io leggo due volte Dostoevskij e cerco anche di capirlo se è possibile. Noi su questi temi lavoreremo non solo a Milano, in tutta Italia. Saremo a Ercolano domenica per Pompei. Però quello che voglio dirvi è che per me questa città,
questa è grossa per me, perché sono l'ex sindaco di Firenze, quindi so, siete bravi, ma ancora ce n'è di strada da fare. Ma questa città ci insegna e ci educa l'importanza della cultura anche nel contemporaneo. Lo devo confessare, ho un po' sofferto che il museo del Novecento vostro partisse prima del nostro, anzi l'ho anche un po' copiato, poi Dario Nardella sta facendo un ottimo lavoro, ma il museo del Novecento, le iniziative di alcuni privati, penso a Pirelli, penso alla Fondazione Prada, le iniziative irraggiungibili della Scala, la centralità delle università, cominciare certo dalla Bocconi, dal Politecnico, ma di tutte le università milanesi. E oggi, ancora oggi, stamani mattina, ero in un luogo che si chiama Scuola Zoo, che è un luogo di ragazzi cresciuti a Padova e che hanno messo a Milano la loro base per andare a investire sulle nuove generazioni. Ecco perché quando penso a Milano penso a una giovane milanese, cresciuta, anzi in realtà nata a Roma, ma cresciuta dall'età di 7 anni a Milano, che va a un liceo classico milanese qualche anno fa e che diventa il punto di riferimento per la scienza, perché dal liceo classico diventa il punto di riferimento più alto che l'Europa e forse il mondo ha nel settore della ricerca scientifica. Si chiama Fabiola Giannotti, è la direttrice del CERN, riconfermata, e io sono stato orgoglioso di accompagnarla alla Casa Bianca come punto di riferimento dell'Italia. Cosa voglio dirvi? Voglio dirvi che l'educazione, l'università, la ricerca, la cultura sono il motore per vincere la solitudine del cittadino globale, per vincere i rischi della balcanizzazione delle periferie, ma sono anche lo strumento con il quale davvero accogliere. Quando noi diciamo sì allo Ius Culturae, non stiamo semplicemente facendo una battaglia che va fatta anche in campagna elettorale, ma stiamo dicendo che una città che non accoglie le persone che qui studiano è una città che rinuncia a essere innovazione nel mondo della Chiesa. Io debbo molto all'esperienza cattolica milanese, intanto perché una persona che ho conosciuto soltanto quando ero già sindaco, e lui era alla fine della sua esperienza, ha educato la mia generazione all'impegno politico più di tutti gli altri. È passato un decennio dalla scomparsa di Carlo Maria Martini, ma credo che questo paese gli debba ancora molto. Il cardinale Martini, l'uomo della cattedra dei non credenti, l'uomo che insegnava a noi giovani che la parabola del buon samaritano era l'espressione della politica. Tu dicevi, come l'espressione della politica? Un uomo scende, viene malmenato dai briganti, arriva il samaritano, lo vede, lo cura, lo soccorre, gli altri se ne erano andati via, moralisti senza morale, non l'avevano minimamente considerato, lo porta alla locanda, paga qualche notte in anticipo e poi gli dice, oh, se spendi di più, al mio ritorno ti rifondo io. E tu dici, cos'è, questa è la politica? Cardinale Martini diceva, no, non è questa, questo è il volontariato. La politica è quella che non si vede, è quella che si preoccupa di tenere pulite le strade. Quante volte ho pensato alla politica come quella che non si vede, quando abbiamo cercato di fare cose come ad esempio sulla cura del territorio, come ad esempio sulla innovazione, che nessuno poteva giudicare immediatamente perché non si vedevano concretamente. Anche questo era un insegnamento di quello straordinario gesuita. Ci sono però due esperienze, una che mi ha toccato dal punto di vista personale, una che mi ha toccato meno ma che comunque ha segnato profondamente la mia esperienza. E sono due esperienze paradossalmente in contraddizione, perché poi il mondo cattolico si è sempre caratterizzato per una certa capacità di dividersi al proprio interno, e in alcuni casi mai come Scout e Gioventù Studentesca Comunione e Liberazioni se le sono dette di santa ragione. Io vengo dall'esperienza dei Boy Scout. A Milano gli Scout hanno segnato la strada, la storia e il futuro del roverismo, che è una determinata branca. Ora gli Scout parlano con un linguaggio che può apparire da iniziati, e in parte lo è. George Bernard Shaw diceva che gli scout sono quei bambini vestiti da cretini che si fanno accompagnare da cretini vestiti da bambini. Io che sono orgogliosamente boy scout dico che è una delle esperienze che più mi ha cambiato, e mi ha cambiato, lo sa bene Roberto, e anzi è sempre stato un punto di riferimento su questo, mi ha insegnato il valore del coraggio, della libertà, dell'avventura. Chi lo ha insegnato allo scoutismo italiano? Un gruppo di milanesi. Si chiamavano Aquile Randagie. I nomi, l'applauso è per le Aquile Randagie, naturalmente. Dicevo che i nomi da quelli che applaudono sono scout, li riconoscete. Sono dei personaggi pericolosi, solitamente si accoppiano tra di loro, fanno figli. Io sono un esempio. Quindi
state loro alla larga. Però l'esperienza delle Aquile Randagi è un'esperienza straordinaria. Perché? Perché quando il fascismo mette fuori legge il movimento scout, peraltro era un movimento appena nato, no? Generale inglese, Baden Powell, e li mette fuori legge di fatto. C'è il racconto della storia di come un'Aquila Randagia incontra Baden Powell, un famoso jamboree nel 37, ma al di là di tutti questi racconti c'è un momento, questi ragazzi giovani che si ritrovano, si danno appuntamento attraverso meccanismi abbastanza avventurosi per poi andare in una valle, la Val Codera, la Valle dei Gradoni, e mettersi finalmente in libertà, cioè indossare l'uniforme. L'uniforme scout, non l'uniforme da balilla o l'uniforme fascista, come momento di libertà. Guardate che questa è una storia straordinaria. Da quell'esperienza, l'esperienza scout, è nata una cultura che per me è stata decisiva, ed è decisiva in tanti, tanti, tanti attimi di vita dei ragazzi italiani. Contemporaneamente io ho incontrato a scuola un sacerdote, che purtroppo non è più con noi, che mi ha avvicinato al movimento che gli scout continuavano a dirmi essere il movimento più cattivo, quello di comunione e liberazione. Questo sacerdote non mi sembrava cattivo, anzi, mi portava a fare delle letture che non avevo mai fatto in vita mia e mi portava ad avere uno sguardo su tante cose nuove, diverso, molto bello. Io riuscivo a tenere insieme queste due esperienze diverse e chi mi guardava diceva impossibile, perché scout e GS non possono stare insieme. Se sei nel clan, altra parola da iniziato, non è la camorra, il clan è un'esperienza scout di quelli che vanno dai 17 ai 20 anni, non puoi stare dentro l'esperienza di gioventù studentesca. Anche questa è un'esperienza nata a Milano, un'esperienza nata nello straordinario mondo cattolico milanese, che aveva in Don Giussani il punto di riferimento e che aveva creato occasioni di libertà nel nome della fede in tantissime persone. Lo dico oggi perché esattamente 16 anni fa è mancato uno dei miei avversari politici, che era un ragazzo cresciuto a Comunione e Liberazione, che noi ci contro il quale mi scontravo nei banchi della provincia. Io ero il presidente della provincia eletto in una coalizione guidata dal PD, lui era il capo dell'opposizione eletto da Forza Italia. Si chiama Graziano Grazzini. Una delle cose più belle che ho imparato da lui e da quelli come lui è la bellezza del riconoscersi anche avversari durante le sfide politiche, ma comunque avere quei valori che la nostra comune esperienza ci ha portato a fare. E pensare che oggi Francesco, suo figlio, sia il capo dei volontari di Italia Viva e Azione a lavorare con noi a Firenze mi riempie il cuore di gioia. Lo dico perché? Perché Milano educa anche a questo. La storia cattolica di Milano è una storia che è bellissima e che troppo spesso non viene raccontata per quello che dovrebbe essere raccontata. Cito un solo sacerdote, infine anche non citati 10, quindi uno più uno meno, ma forse la storia più bella, e vi porto a Piazzale Loreto. Voi sapete che Piazzale Loreto è il luogo nel quale l'anno precedente la terribile esposizione dei cadaveri di Mussolini e della Petacci, 14 o 15 ragazzi erano stati uccisi dai nazisti in un atto del tutto assurdo come tutti gli atti di guerra, ma in questo caso neanche giustificato. E un giovane sacerdote che ancora non era sacerdote, sarebbe diventato sacerdote di lì a 3 giorni, uno delle Aquile Randagie, uno di quei ragazzi scout, Don Giovanni Barbareschi, decise di andare dal cardinale Schuster. E gli disse: scusi eminenza, può andare a benedire questi 15 ragazzi che sono stati uccisi dalla furia nazista, nazifascista? E il cardinale gli disse: no, io non vengo, però vai tu e vai a benedire le salme a mio nome, anche se ancora era soltanto un diacono. Di lì a qualche giorno appunto sarebbe diventato sacerdote. E Don Giovanni Barbareschi è lo stesso, racconta come quando lui si inginocchia di fronte a questa terribile tragedia, vede dietro di lui un popolo. Sarà lo stesso sacerdote che va a benedire le salme un anno dopo, quando sono Petacci e Mussolini. Anche questo è il cattolicesimo meneghino, il rito ambrosiano che di tanto si parla e che tanto educa. Vado rapidamente a chiudere. Milano è una città che educa alla giustizia. Io ho sofferto Tangentopoli. Indro Montanelli, toscanaccio milanese, diceva che l'abdicazione del giornalismo di fronte alla magistratura è stato infame. Milano ha qualcosa da farsi perdonare su quella pagina. Perché?
perché è evidente che i corrotti andavano colpiti, ma è anche altrettanto evidente che l'infame abdicazione, uso le parole di Indro Montanelli, era figlia di una visione assolutamente inaccettabile. Turati avrebbe detto la ferocia dei moralisti superata solo dalla loro stupidità. Ebbene, quella pagina lì si accinge ad essere chiusa dopo una guerra durata 30 anni. Il giustizialismo non ha più casa in Italia. Io lo dico con la convinzione di chi in questa campagna forse sta parlando poco di giustizia. Ma vorrei che anche da qui, da Milano, ci fosse un appello a quei 7,5 milioni di italiani che hanno votato per il referendum sì alla giustizia e che alle prossime elezioni devono ricordarsi di essere fedeli a quel messaggio. Il giustizialismo è finito, ed è finito perché non doveva neanche nascere. Perché? Perché Milano, una volta di più, ci educa a rifiutare il giustizialismo, a scegliere il garantismo. È il capitolo 16 dei delitti e delle pene. Un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice. Né la società può togliere la pubblica protezione se non quando sia deciso che egli abbia violati i patti con i quali le fu accordata. Ora, queste parole di Cesare Beccaria, ma voi come potete spiegarle a buona fede e alla gente che crede che il giustizialismo e il garantismo siano la stessa cosa? Ho una buona notizia per voi, il prossimo Parlamento farà a meno dell'importante contributo di Alfonso Bonafede, tornato a occuparsi di musica e di DJ a Firenze. Se però Milano, nella sua straordinaria capacità di accoglienza, volesse portarlo, caro sindaco, noi ve lo spediamo gratis senza alcun problema. Infine, e concludo, Milano è una città che è pronta alle sfide. È la città degli alberi. Il bosco verticale è stata un'intuizione che tutto il mondo oggi cerca di copiare. Ma guardate che ci sono argomenti interessantissimi, studi che dimostrano come gli alberi dentro il mondo edilizio possano cambiare la percezione. Era Berlusconi, che è strepitoso. Berlusconi ha detto faremo 1 milione di nuovi alberi. Ora, Presidente Berlusconi, noi come dire, ci rivolgiamo a te con grande rispetto, anche perché siamo tra quelli che non ti hanno mai attaccato, ma vorremmo segnalarti che nel PNRR già ci sono 6 milioni di alberi e quindi che tu dica che con voi ne faremo 1 milione ha due possibili chiavi di lettura. La prima è che non hai letto il PNRR e nel qual caso ti giustifichiamo. La seconda è che con la storia di 1 milione ci provi sempre, anche perché 1 milione di posti di lavoro poi l'abbiamo fatto noi. Però vorrei dirvi che al Sharm el Sheikh, perché poi sarebbe interessante allargare questo ragionamento, alla prossima COP che si terrà appunto in Egitto a Sharm el Sheikh, i paesi arabi, solo i paesi arabi, faranno 6 miliardi di alberi. Quindi il problema di dire 1 milione, 6 milioni è abbastanza populismo. Il punto è dove li mettiamo gli alberi. Renzo Piano diceva che in ogni scuola ci doveva essere un albero come punto centrale architettonico, prima ancora che ambientale della scuola medesima. Io penso che sia arrivato il momento di fare una riflessione sull'edilizia 4.0. Noi abbiamo scelto con il governo Conte di fare il superbonus 110%. Questa cosa ha provocato un aumento dell'inflazione immediato, cui poi è seguita tutta la parte inflattiva legata all'energia, e soprattutto ha provocato delle ingiustizie. Perché? Perché molti cittadini hanno messo i soldi e si sono visti bloccare il credito, altri cittadini hanno visto delle truffe sul bonus facciate e sul bonus 110 e soprattutto quella che poteva essere una misura utile e interessante è diventata una misura talmente ingiustificata da creare una contraddizione. E non è vero che ha fatto crescere il PIL, come dice Giuseppe Conte dopo averlo letto sul Fatto Quotidiano, perché Conte lo ha letto sul Fatto Quotidiano, ma diciamolo a Conte, non tutto quello che c'è scritto sul Fatto Quotidiano è vero, come molti magistrati di questo paese si stanno incaricando di spiegare in numerose querele. Il punto è che se guardate Marco Fortis, si chiama Marco anche lui, ma è Fortis, non Travaglio, vedrete che la componente edilizia sull'aumento del PIL vale circa un sesto e non è detto che tutta quella parte dell'un sesto derivi dal superbonus 110. Forse varrebbe la pena una riflessione sull'urbanistica e sull'edilizia che Milano sicuramente può incoraggiare, come già sta facendo, di straordinario fascino e interesse, appunto l'edilizia 4.0, appunto gli alberi vicino alle scuole, vicino agli ospedali, dentro le piante, dentro la quotidianità, perché
lo spiegano alcuni esperti, oggi noi abbiamo bisogno di un nuovo modello di sviluppo anche dal punto di vista ambientale. E Milano è la città che educa le nuove sfide, ormai che le avete, le Olimpiadi. Dovete vincerle e sicuramente lo farete come avete fatto con l'Expo, ma quello che è certo è che questa vittoria delle Olimpiadi, esattamente come l'Expo, ci ha aiutato a guardare in modo diverso la sanità, il cibo e la sostenibilità. Io penso che ci sia bisogno che le Olimpiadi ci aiutino a vedere in modo diverso lo sport. Quando eravamo piccoli, la prima cosa che ci dicevano è: se fai confusione non si va a fare ginnastica, si rimane in classe, come se la ginnastica fosse il premio. L'educazione fisica è un pezzo della crescita della persona, della libertà della persona. E io credo che debba essere inserita in quel grande mondo dell'educazione, ex ducere anche in questo caso, che ci porta fuori dalla nostra comfort zone e prova a dirci come noi abbiamo bisogno di imparare per tutta la vita, anche nel nostro rapporto con lo sport, con gli impianti sportivi. Lasciatemi dire anche da qui, e faccio mio l'appello dei sindaci, perché l'aumento delle bollette sta portando ad esempio a una grave difficoltà anche nella gestione degli impianti sportivi, oltre che di tante realtà del volontariato e dell'associazionismo. Insomma, Milano è la città che ha molte sfide davanti a sé, è una città che è piena di turisti, e poi con questo dollaro così per forza gli americani vengono, ma vengono soprattutto a Milano, un po' noi rosichiamo anche, vengono anche a Firenze in questo periodo, tranquilli. È una città che però ha bisogno di stare attenta. Lo sanno il sindaco, gli amministratori, questa è una città che quando ha avuto momenti di crescita poi all'improvviso ha anche aperto dei momenti di tensione sociale pazzesca. Negli anni 70 qui si sono registrate alcune delle pagine più drammatiche della storia del nostro, del secolo appena trascorso: Piazza Fontana, omicidio Calabresi, la vicenda Ambrosoli, le Brigate Rosse. Ho avuto modo di parlare con uno dei leader delle Brigate Rosse, ho scelto di fargli delle domande, ho voluto ascoltare le sue opinioni. Io so perfettamente, come tutti voi, che l'episodio simbolo delle Brigate Rosse è romano, quello che succede al presidente Aldo Moro, ma è Milano la culla di momenti di grande disagio che diventa terrorismo, che diventa violenza. Anche per questo penso che sia fondamentale che questa città continui a guidare e non si fermi mai. In questo senso è una città che educa alla politica. E il terzo polo non poteva che nascere qui, non poteva che nascere a Milano. Perché? Perché educa al rischio e all'ambizione, puntare in alto, lo vedremo nei risultati. Io sono convinto che i risultati politici del 25 settembre per noi, per la lista che con Carlo Calenda, con Azione e con Italia Viva abbiamo creato, saranno sorprendenti in positivo. Per una volta ci si sorprende in positivo. Perché? Perché penso che sia finito il tempo del populismo. Chiudo davvero su questo. Cos'è il populismo? Il populismo è la dittatura dell'istante, è la sconfitta della fantasia nel mondo dell'algoritmo, è la distruzione dell'autorità e dell'autorevolezza. Il populismo è quello che ti fa abolire la povertà e la ricchezza, che ti dice no agli impianti e poi batti i denti, che ti dice no alla nave rigassificatore a Piombino, oppure in alcuni casi dice io sono per la nave rigassificatore a Piombino ma non voglio più i fossili, così che metti la nave rigassificatore ma hai detto no al gas, ma non ditelo se no ci rimangono male. È il populismo di quelli che studiano la politica estera sul Bignami, che non hanno ancora colto l'importanza di non vivere di slogan. Guardate, vi faccio un esempio sul populismo, un esempio tutto made in Milano. 2019, Festival di Sanremo, lo vince Mahmood. Era il periodo in cui Salvini e Di Maio, vicepresidenti del Consiglio, eravamo tanto amati, si erano tanto amati, twittano su tutto. Cioè, twittavano vittoria dell'associazione sportiva torinese al mondiale di bob in Nuova Zelanda. Notoriamente il mondiale di bob in Nuova Zelanda si fa tutti i medi anni, ma c'era un tweet immediato di Salvini e Di Maio. Festival di Sanremo, vanno in finale, Mahmood è ultimo. Di Maio e soprattutto Salvini twittano come dei matti contro la scelta di far vincere Mahmood, anche perché in parte il voto popolare, ma in parte il voto della giuria. Perché vi racconto questa? Parlo di un milanese e di un cantante milanese, nei fatti. Perché un mese dopo Salvini va al Costanzo Show e nel frattempo Mahmood, che era partito come vincitore grazie al premio della giuria, non del voto popolare, ottiene un successo pazzesco, non so quanti dischi d'oro, di platino,
È primo il brano più era Soldi, il brano di allora più scaricato di tutta la piattaforma Spotify fino a quel momento in Italia. E lì c'è un pezzo dove il populismo di Salvini emerge in tutta la sua straordinaria forza e direi quasi genuina ipocrisia, che è una contraddizione in termini, perché io avessi detto non voglio che vinca lui, è una vergogna, l'hanno fatto vincere Radical Chic di sinistra, un mese dopo mi trovo sul palco, io vorrei sprofondare, non farmi vedere. Cosa fa Salvini? Prende e va incontro Mahmood dicendo sei il cantante preferito di mio figlio. Il populismo è questo. Voi direte ma come parli di due cantanti? Beh, parlo di tante cose. Il populismo è quello che nel confronto West versus the Rest, cioè l'Occidente contro il resto del mondo, quale si sta configurando ormai la vicenda ucraina, non si rende conto che viviamo un tempo delicato, difficile. Viviamo il tempo in cui io sono preoccupato per le vicende legate al mare cinese. Sono preoccupato per la crescita dell'estremismo tra l'Afghanistan e l'Africa. Sono preoccupato che nessuno abbia la forza di dire che la Libia dovrebbe essere una priorità. Sono preoccupato per il fatto che bisognerebbe accettare l'elezione diretta, lo dicevamo qualche giorno fa, ma l'elezione diretta del presidente della Commissione. Sono preoccupato perché nessuno parla di come gli Stati Uniti siano sempre più stati divisi. È una recente copertina, mi pare, dell'Economist, un fondo dell'Economist. Stati divisi d'America, divisi al proprio interno, tra repubblicani e democratici, ma tra repubblicani e filotrampiani, ma tra città e regioni, territori limitrofi dello stesso Stato. Viviamo un tempo in cui oggi c'è una nuova prima ministra nel Regno Unito che non ha vinto le elezioni. Perché? Perché nel Regno Unito negli ultimi 10 anni costantemente la crisi della democrazia porta a un cambio di leader che non c'era mai stato nella storia di quel paese. Siamo in un tempo difficile, le nazioni vivono le loro difficoltà, l'Europa non si rende conto di quanto grande sia la sfida. West versus the rest rischia di essere la cornice dell'impegno dei prossimi anni. Io mi sono candidato a Milano per tanti motivi, ma uno di questi è perché penso che le città abbiano più ruolo persino delle nazioni. Le città, se sono quello che ho cercato di descrivere fino ad oggi, fino ad ora, non soltanto un ammasso di pietre, non soltanto un indistinto elenco di codici fiscali, ma una espressione di comunità che educano, le città, se sono questa cosa qua, hanno un valore straordinario per salvare il mondo. Allora, nessuno di noi salverà il mondo, e neanche Milano salverà il mondo, ma le città insieme, se ricordano l'alta ambizione a cui sono chiamate, possono dare un contributo serio. Io credo che questa campagna elettorale noi dovremo farla, mentre gli altri giocano di slogan, cercando di approfondire, di riflettere, di ragionare e in qualche modo anche forse di provare a pensare in modo differente rispetto alla massa. Se saremo in grado di farlo, non so se avremo vinto la nostra sfida, ma avremo onorato la politica, che è la cosa che in questo momento mi interessa di più. Grazie a tutte, grazie a tutti e buona campagna elettorale.